questa riforma costituzionale è eversiva della nostra Costituzione, eversiva. La sentenza numero 1 del 2014 ha dichiarato l'incostituzionalità del Porcellum, che è la legge elettorale sulla base della quale la XVII legislatura è stata eletta. Dunque, io penso che ci sia un criterio di giudizio essenziale che deve essere valutato. Se l'Italia dopo, con questa, con l'entrata in vigore di questa riforma, sarà meglio o peggio? La mia impressione è che sarà peggio. Ci sono dei gravi vizi del nostro sistema costituzionale che nessuno nega, anzi dovrebbero essere affrontate, il primo dei quali è la crisi del Parlamento, un Parlamento che sostanzialmente oggi è al servizio del governo, tutta l'attività legislativa è del governo, decreti legge, maxiemendamenti, imposizioni del governo sul Parlamento. Un buon riformatore dovrebbe in qualche modo rafforzare il Parlamento e ridurre il peso del governo. Questa riforma fa esattamente il contrario, in qualche modo accentua i poteri del Parlamento, del governo e riduce a nulla il potere del Parlamento, passando da un bicameralismo perfetto a un bicameralismo confuso. Domani sarà più difficile fare le leggi parlamentari in Italia e avremo una verticalizzazione nelle mani del potere, nelle mani del governo, che non farà bene alla democrazia. Il premio di maggioranza che viene dato a una minoranza che diventa maggioranza artificialmente, l'elezione del Parlamento, della Camera per i nostri rappresentanti, si trasforma in un'elezione diretta del governo e del primo ministro. Il Parlamento non ha più necessità di esprimersi perché tanto è guidato dal governo. Questa è un'altra forma di governo, non è la nostra, non c'entra per niente. Il Senato viene eletto in un modo incredibile che non ha riscontro in nessun'altra parte del mondo, viene eletto dai consiglieri regionali, ma non li eleggono fra chiunque, li eleggono fra loro o fra qualche sindaco. Evidentemente è un modo per controllare in sostanza quali saranno gli esiti di questa elezione. Questa stessa riforma estende a questi senatori fasulli l'immunità parlamentare, per cui questi consiglieri regionali, quelli inquisiti, se vengono eletti, sono resi immuni e sono garantiti tranquilli. Gravissimo invece, tra sempre funzioni di livello costituzionale, è il fatto che viene attribuita loro l'elezione di due dei giudici della Corte Costituzionale. Allora, di competenza del Parlamento, i giudici della Corte Costituzionale sono cinque. Oggi vengono eletti dal Parlamento in seduta comune, vuol dire dalle due Camere messe insieme. Cosa stabilisce la riforma? La riforma stabilisce che tre vengano eletti dalla Camera separatamente e due dal solo Senato. Quindi questo Senato, così come è stato composto da persone francamente nel complesso screditate di nessuno spessore, ha la possibilità di incidere sulla Corte Costituzionale con due voti. Voi tenete conto che i giudici sono 15, basta un voto per cambiare una decisione. Quindi questo è gravissimo perché è un modo di mettere le mani dentro anche l'organo massimo di garanzia che è la Corte Costituzionale. Quindi la democrazia non c'è più perché i cittadini non hanno voce, il costituzionalismo è travolto. Mi domando che cosa resta della democrazia costituzionale. Lei perché si è fatto l'idea di doverla bocciare? Ah, perché purtroppo questa revisione della Costituzione molto grossa introduce, insieme ad alcuni aspetti positivi che nessuno nega, molti seri peggioramenti. Tra l'altro in contrasto anche con quello che normalmente si dice, la semplificazione, l'agevolazione per il funzionamento delle istituzioni, noi abbiamo la sensazione opposta e quindi abbiamo detto che bisogna opporsi. Si risparmia, si tagliano i costi della Ma politica. sono delle bricioline, insomma, si sarebbe ottenuto molto di più, tagliando del 20% con una semplice legge le retribuzioni dei parlamentari della Camera e del Senato, senza smontare un organo. E sarà più facile e più veloce fare le leggi. Non è vero, questo sinceramente non è vero, perché le leggi vanno lente se il sistema politico non le vuole.
Guardi, l'esperienza è questa, ci sono state leggi finora che sono passate tra Camera e Senato in 3 giorni, cioè quando il sistema politico vuol far funzionare in fretta Camera e Senato lo fa. Questa proposta sposta moltissimo potere dalle amministrazioni regionali e locali al centro. Cosa vuol dire sposta a Roma? Allora, tutto ciò dovrebbe dipendere da chi? Le burocrazie e i ministeri dipendono dal governo, il quale è egemonizzato dal Presidente del Consiglio. Cioè, il Presidente del Consiglio aumenta di potere perché aumenta enormemente di potere l'apparato centrale dello Stato. Questo è accettabile? Cioè, è accettabile che dopo un enorme sforzo che si è fatta, la Costituente, quella del 46-47, e poi dopo, per tanti anni, la costruzione del sistema regionale, la costruzione delle autonomie territoriali, tutto questo viene ridotto ai minimi termini e viene tutto riportato alle burocrazie? È pensabile questo? Cioè, è pensabile che dal centro si pensi di governare un grande paese come il nostro?